Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che oggi possiamo con gioia, con piacere, con Letizia accogliere nella nostra accademia, nell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, che io ho l'onore e il piacere di dirigere, Cristina Casaschi. L'Accademia è un luogo ameno, è un luogo, ci piacerebbe definirlo un giardino di ricreazione. Dove si possa realizzare, qualcuno sentirà le risonanze platoniche nell'idea di giardino di ricreazione, una vera e propria scolè. Così i greci sintetizzavano quell'attitudine del tutto umana ad approcciarsi con gusto e con piacere alla conoscenza, che è proprio il proprio della vita accademica e che nasce dal reciproco confronto, dal desiderio di andare a fondo delle cose. Con tutto ciò che però questo implica anche in termini di impegno personale, di applicazione, di fatica costante, ma anche con un guadagno straordinario in termini di consapevolezza di sé e del mondo, e anche in termini di consapevolezza del posto che piano piano per tutti noi diventa sempre più chiaro e mai, credo, lo possiamo dire oggi più che mai definitivo. Sapere come occupare proattivamente, dando il nostro contributo, per quello che siamo. Questo è quello che ci proponiamo di promuovere, in tutte le scuole dell'Accademia, che non a caso, sono contenta, ecco, che sia così, hanno mantenuto questo nome, hanno le scuole accademiche, hanno mantenuto proprio questo nominativo, questa dicitura di scuola, ma noi intendiamo scuola proprio in questo senso classico di scolè. E questo è l'approccio che ci ha portato progressivamente a scegliere di aprire le porte dell'Accademia, che sono sempre aperte, perché chi conosce Santa Giulia sa che siamo sempre in continua e costante interazione con l'esterno, quindi sono porte spalancate, ma oggi con voi le apriamo a qualcosa di molto intimo e di straordinariamente centrale nella vita di un'accademia, che è il cuore della sua vita, cioè le sue lezioni. Oggi, infatti, voi parteciperete ad una lezione dell'accademia, che naturalmente è una lezione del tutto particolare. Una lezione che è la prima di un ciclo, è la prima di un ciclo. Del primo di una serie di cicli che realizzeremo in Accademia da qui al futuro e quindi anche negli anni prossimi, se le nostre forze e le condizioni che vivremo ce lo permetteranno, che saranno i mercoledì dell'Accademia. Cicli nei quali di volta in volta apriremo dunque le nostre lezioni e focalizzeremo alcune linee di interesse intorno alle quali si muove l'arte oggi. Dicevamo che questo è il primo incontro del primo ciclo di questi numerosi cicli, i mercoledì dell'Accademia. E il primo ciclo, quello che oggi inauguriamo, è denominato Oltre il velo di Maya. Il ciclo Oltre il velo di Maya, nel quale incontreremo insieme a voi alcuni rappresentanti autorevoli della giovane figurazione contemporanea in Italia, non vuole esprimere l'identificazione di Santa Giulia con l'uno o l'altro linguaggio dell'arte. Non vuole esprimere nemmeno un'identificazione con uno o l'altra forma estetica e tantomeno con uno o l'altro artista, ma bensì vuole evidenziare, interpretare e in questo sì identificarsi in modo netto ed esplicito con un metodo di lavoro, che è il metodo di lavoro che caratterizza il nostro percorso accademico. Un metodo di lavoro che è caratterizzato da tanti elementi, ma direi tre fondamentalmente. Innanzitutto l'apertura alla realtà. Il primo movimento dell'uomo che conosce è la sua capacità di stare di fronte al dato, di fronte a ciò che è così come esso è. E quindi questo è co il conoscere ciò che è così come è la prima cosa che deve connotare un metodo rivolto alla conoscenza. Naturalmente in accademia lo facciamo, ma lo facciamo anche attraverso l'incontro con testimoni
privilegiati, testimoni che in qualche modo incarnino e ci mostrino una delle sfaccettature di questo essere della realtà così come essa è. Oggi avremo con noi il maestro Roberto Ferri e successivamente avremo nel corso di questo primo ciclo gli artisti Frani, Arriva Bene e Mastro Vito, che sono sicuramente dei testimoni privilegiati in questo senso, ma che sono nella linea del nostro stile accademico. Facevo proprio in questi giorni un po' memoria su quello che è stato questo nostro primo semestre che noi abbiamo vissuto, come tutti voi che siete con noi in questo momento, con tutte le difficoltà che l'hanno contraddistinto. Malgrado tutto questo, a volte anche grazie a questo, abbiamo avuto più di 100 ospiti all'interno delle nostre lezioni accademiche, che non consideriamo degli ospiti se non nel senso, quindi, con delle persone esterne, ma ospiti nel senso più autentico del termine, cioè degli interlocutori privilegiati che ci aiutino, ecco, a leggere la realtà nella sua concretezza, nella sua contemporaneità e anche nelle ragioni che in qualche modo la guidano e la regolano. E quindi il terzo punto di metodo che vogliamo interpretare attraverso questo ciclo e rendere riconoscibile anche all'esterno è quello del supportare, del nostro impegno costante e continuo a supportare gli studenti a maturare di fronte a tutto questo un pensiero critico. Quindi dotarli, grazie alle discipline, grazie agli incontri, grazie al metodo di lavoro stesso che ci diamo, dei criteri di discernimento culturalmente e antropologicamente ben solidi e orientati, affinché permettano a ciascuno di loro di interpretarsi come professionisti, come artisti, come persone umane in formazione, in un dialogo che sia sempre solido e aperto nei confronti di quello che la realtà ci mette di fronte, ma nei confronti di anche quello che è il loro protagonismo nel reale. Ecco allora dunque il ciclo Oltre il velo di Maya. Come nasce questo ciclo in Accademia? Io dirigo l'Accademia da un anno, ho potuto conoscere le diverse scuole e ho potuto conoscere anche le dinamiche che all'interno delle scuole si sviluppano, le dinamiche e anche le dialettiche che all'interno delle scuole si originano. E questo ciclo nasce proprio all'interno delle scuole di pittura, in particolare di pittura, che però ha anche vicino a sé la scuola di scultura e nei bienni specialistici la scuola di arti visive e di scultura pubblica monumentale. Ecco, già dall'anno scorso, quando abbiamo dato il via agli incontri a distanza, come è stato necessario fare nel primo periodo di lockdown pandemico, la professoressa Bignotti aveva reso alcune delle sue lezioni aperte ad incontri con artisti e anche alla possibilità che qualcuno dall'esterno le seguisse. E quest'anno molti professori naturalmente hanno proseguito in questa direzione, in particolare il docente, il collega Adriano Rossoni, in questo anno accademico ha dato il via a una serie di incontri con un cospicuo numero di artisti italiani legati al linguaggio figurativo. E all'interno di questo dialogo è nata appunto per esempio la partecipazione all'incontro di oggi dell'artista Roberto Ferri. Da questa proposta è nata all'interno anche del coordinamento della scuola di pittura e di scultura, di arti visive e di scultura pubblica monumentale, che è curato dal professor Paolo Sacchini, l'idea proprio di aprire questo metodo e di aprire questi incontri. Ed è per questo che siamo qui oggi e perché sul tema della giovane figurazione contemporanea, che sarà solo il primo di una serie di cicli che realizzeremo, i più diversi e sui più diversi linguaggi e stili artistici ed espressivi, perché era un tema interessante da incontrare, in quanto si colloca perfettamente nella dinamica dialettica dell'arte contemporanea e anche ci permette di recuperare diverse possibilità che fanno parte del panorama attuale dell'arte, che è sicuramente estremamente articolato e che in particolare per quanto riguarda l'arte figurativa dall'inizio del Novecento sappiamo ha allargato il suo tradizionale spettro di linguaggi e di tecniche dell'arte in generale. Ecco,
quasi portando a far ritenere erroneamente che invece la specificità della figurazione fosse un po', come dire, scomparsa dal panorama delle contemporaneità, fosse un profilo ridotto o soltanto parziale, oppure ancora esclusivamente legato a delle sopravvivenze un po' di retroguardia. Ecco, questi sono proprio pensieri che abbiamo condiviso in preparazione del ciclo con il professor Sacchini, che appunto insieme al professor Rossoni ci ha aiutato a impostare il percorso e che ringrazio. In realtà però sappiamo bene, tutti coloro che si occupano di arte sanno bene che le cose non sono affatto così. Da un lato infatti è sufficiente, insomma, aprire qualsiasi sfondo di approfondimento della storia dell'arte contemporanea per rendersi conto che la scena internazionale degli ultimi 70 anni, sebbene si sia aperta, come dicevamo, ai più diversi linguaggi, non ha affatto trasformato l'espressività figurativa con la presenza di artisti di primario interesse, da opera Bacon, da Orche a Richter, quindi anche zone del mondo e quindi profili culturali e anche sociali di carattere diversissimo, da Kiefer a Kettringe. Sebbene in maniera ben diversa l'uno dall'altro, tutti hanno testimoniato la vitalità e l'intensità della figurazione, di come essa non soltanto nel XX secolo, ma neanche nel XXI secolo abbia perso il suo significato e la sua capacità di dire qualche cosa. Ma che cosa dice? E come lo dice? Lo dice in maniera diversissima, perché anche già solo nei quattro artisti che incontreremo vedremo una manifestazione diversissima di uno stesso approccio figurativo. Allora, ci interessa molto approfondire che cosa è successo in Italia, approfondirlo con degli incontri, come vi dicevo, con la presenza in prima persona, degli incontri che non sono soltanto con un'arte, con una espressività, con una poetica, ma sono incontri con persone. Infatti ci piace poterlo fare a distanza, perché questo permette a più persone forse di essere presenti, ma ci dispiace farlo a distanza, perché le persone vanno incontrate nella loro carnalità, nella loro integralità, che non è fatta soltanto di poetica, non è soltanto fatta di opera d'arte, ma è fatta di carne. Ed è proprio per questo che speriamo in futuro di poterci rincontrare, mantenendo magari l'opportunità a distanza per chi potrà collegarsi, ma in particolare con gli studenti che sono il cuore di questi cicli, in presenza direttamente con gli artisti e magari anche con qualcuna delle loro opere che loro possano esperire proprio come esperienza diretta e anche attraverso la sensorialità di ciascuno di noi. Vogliamo quindi aiutare tutti noi a far emergere le potenzialità ancora presenti e prepotenti dell'arte figurativa come strumento, come codice, come strada per scandagliare la realtà, con i loro punti di forza e con i loro punti interrogativi. E chi ci aiuterà a leggerli oggi e anche nei prossimi incontri? Intanto i ragazzi sono stati preparati in qualche modo, accompagnati a predisporli con un atteggiamento di domanda, perché il pensiero scritico nasce dal riconoscimento del dato, ma anche dall'approccio da un approccio che vuole comprendere, che quindi domanderà. E quindi i nostri studenti sono stati invitati a focalizzare delle buone domande da rivolgere a questi artisti. Sempre la stessa domanda, in modo che abbiano di fronte a sempre la stessa domanda le risposte diverse da ciascun artista, che quindi questo ci aiuti a leggere le linee di continuità, ma le grandi linee di differenza che ognuno di questi artisti interpreta utilizzando magari uno stesso, permettetemi di dirla così, codice. Ma anche da un nostro collega, da un esimio rappresentante del corpo docente dell'Accademia, che è il dottor Matteo Galbiati, che ringraziamo, che è curatore, che collabora, oltre ad essere docente, è esimio curatore, che collabora con gallerie, istituzioni, residenze d'artista e spazi espositivi pubblici e privati,
dove organizza curatele e anche critica, vera e propria critica di mostre, e organizza anche incontri e conferenze non soltanto in Italia ma anche in Europa, in Asia e in Nord America, e che tra le altre cose è anche direttore web e digital di Expo Arte, dove scrive da lungo tempo e la cui peculiarità è anche quella di scrivere in numerose riviste specializzate di settore. Quindi volentieri, ringraziando gli studenti per la loro presenza e esprimendo la contentezza per loro di questa possibilità, darei la parola al professor Galbiati, che interloquirà con tutti e quattro gli artisti e ci aiuterà in questo percorso che, come avete capito, è stratificato su più livelli e ci apre a tantissime possibilità di ripresa, di approfondimento e di arricchimento. Grazie. Mentre il professor Galbiati prende la parola, approfitto per ringraziare, non l'ho fatto prima, ma ce l'ho sempre nel cuore, tutti coloro che hanno naturalmente collaborato alla realizzazione di questo ciclo, che non sono soltanto chi l'ha appunto ideato e chi ha lavorato nella pensabilità, ma anche il nostro ufficio stampa, il nostro ufficio orientamento e sicuramente anche la vice direzione nella persona della dottoressa Ilaria Manzoni, che molti di voi conoscono. Grazie. Buonasera a tutti quanti, sono molto contento di questo invito che mi è stato rivolto dal direttore, la professoressa Casaschi, e dai colleghi che hanno organizzato questo webinar e questo ciclo di incontri. Sono molto contento di tenere a battesimo il doppio nuovo format dell'Accademia, che in realtà non è una novità, come aveva detto bene la professoressa Casaschi, in assoluto per l'Accademia, perché da sempre l'Accademia ha cercato di portare al di fuori e dentro la realtà esterna, quella che poi i ragazzi, futuri artisti, futuri critici, futuri curatori andranno poi a vivere. Per cui questo dialogo con la praticità delle cose è sempre stata vissuta in maniera diretta ed esplicita, proprio come un elemento fondante dell'attività didattica che la nostra Accademia promuove e propone ai ragazzi. E questo devo dire che è un'esperienza che è sempre arricchente anche dalla parte nostra di docenti, che ci impegniamo e spesso coinvolgiamo i ragazzi in attività che diremmo pratiche, sbagliando, perché poi in realtà si parla di attività che sono il lavoro che loro faranno domani. Ed è importante questa testimonianza diretta, il fatto di incontrare gli artisti, incontrare i critici, incontrare i giornalisti, incontrare gli addetti ai lavori, con una testimonianza, uno scambio diretto nell'ottica di quella dialettica di scambio che spesso non si fa, perché è molto bello ragionare in termini teorici, ma poi quando si applica anche alla pratica tutto cambia, cambiano le dinamiche, cambia anche proprio il modo di fare esperienza, perché i ragazzi non sono contenitori da riempire di nozioni, ma sono persone da educare all'esperienza, e questa è una delle ennesime attività che l'Accademia promuove e si indirizza in questo senso. Si diceva prima delle porte aperte, ricordo che c'è il webinar è rivolto anche al pubblico esterno, a un numeroso pubblico esterno, che ha la facoltà di
poter interagire con l'artista inserendo le proprie domande nella chat, che verranno poi lette alla fine del nostro talk e del nostro incontro. È un ciclo di quattro incontri con quattro artisti che lavorano sulla figurazione, ma che hanno poi delle tensioni diverse. Adesso il video introduttivo su Roberto Ferri in qualche modo già ci anticipa, per chi non lo conoscesse, il gusto, il sentimento, la poesia, la visione che ha l'artista. E oggi con lui approfondiremo questo suo percorso. Lui è nato a Taranto nel 1978 e la cosa interessante che potrebbe colpire tutti quanti è che la sua formazione iniziale parte da autodidatta. Per cui una formazione che arriva da un interesse, da una passione, da una passionalità vissuta per l'arte in maniera diretta e che poi ha deciso di approfondire con gli studi in accademia, con il trasferimento a Roma. Io partirei, teniamo presente che siamo di fronte a un artista giovane, ma di grandissimo curriculum, un protagonista della figurazione italiana, con una grande esperienza curricolare, con mostre in Italia, all'estero, in musei, le sue opere sono in collezioni private e in musei prestigiosi. Ha avuto anche critiche, testi critici di autorevoli storici dell'arte, come Calvesi, Strinati, Agazzani, insomma, personaggi di primissimo livello che hanno approfondito e analizzato il suo lavoro. Inizierei con Roberto con il tema dell'essere stato autodidatta all'inizio, cioè quanto ha contato questa tua formazione libera, se vogliamo, da schemi accademici, e che però poi hai deciso di portare comunque ad approfondire nell'ambito accademico, nell'Accademia di Roma. Per cui questo approccio da autodidatta, il primo approccio con la pittura, com'è stato, cosa ti ha mosso, da dove arriva la tua formazione iniziale, su cosa si è radicata? Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Ringrazio per l'Accademia, per l'invito. Matteo, ti rispondo subito. Dunque, io sono autodidatta, ecco, da tutta una vita. Ho iniziato fin da piccolo a disegnare, servendomi del carbone, da legna, che disegnavo sulle pareti di casa di mia nonna. E così sono andato avanti. La scelta poi di fare a Roma l'Accademia, diciamo, è stata per motivi e per scopi lavorativi. Infatti per questo ho preso scenografia. La pittura avevo intenzione di portarla avanti come studio da autodidatta, e quindi l'ho studiata, diciamo, da solo. E quando poi praticamente ho conosciuto il mio professore di storia dell'arte, Roberto Maria Siena, che mi ha dato un vero e proprio metodo di come, ecco, indagare, di come andare a ricercare. E infatti lui mi diceva: vai con il taccuino ai musei, alle gallerie d'arte, vai a vedere le mostre e disegna, disegna tanto. E quindi questo mi è servito tanto. Però devo dire che purtroppo io cercavo, ecco, il maestro che potesse insegnare, mi potesse insegnare, ecco, diciamo, la tecnica del passato, quella dei grandi pittori. Però, ahimè, non l'ho trovato. Quindi mi sono rimboccato le maniche e ho fatto tesoro dei consigli del professore di storia dell'arte e mi sono messo in cammino lungo la mia strada. Ecco qua. Quindi il rapporto con gli altri docenti che hai avuto in accademia, qual è stato? Al di là del docente di storia dell'arte che ti ha spinto a visitare i musei, perché poi in accademia è anche un luogo dove ci sono artisti attivi in ambito formativo, no? Una volta si andava a bottega, adesso si va in accademia e si incontrano dei maestri che sono molto utili per iniziare a instradare o che sanno cogliere, no? Le tensioni che hanno gli artisti e capirne in
in itinere durante il percorso formativo quali sono gli orientamenti, le vocazioni e le destinazioni. Tu, da questo punto di vista, quali hai avuto come maestri, sia dentro che fuori dall'Accademia? Ma parlo di maestri contemporanei. Sì, ma guarda, diciamo che in Accademia la cosa costruttiva era che, ecco, sempre questo professore di storia dell'arte organizzava dei dibattiti tra i diversi corsi di pittura. Poi c'eravamo io e un mio caro amico che dipingevamo e che venivamo chiamati a tenere questi dibattiti con e contro questi diciamo pittori o allievi di pittura astratta. E quindi nascevano proprio delle vere e proprie discussioni, anche belle vivaci. All'interno dell'Accademia devo dire che c'è stato, vabbè, anche il mio professore di scenografia, che oltre a essere scenografo era anche pittore, che comunque mi aveva, diciamo, stima del percorso che volevo intraprendere, di quello che facevo. E poi per quanto riguarda, diciamo, all'esterno, poi ci sono stati, per esempio, un grande critico che mi ha seguito all'inizio è stato Maurizio Marini, uno dei più grandi esperti del Caravaggio, che purtroppo, ahimè, è venuto a mancare anni fa, e con lui, ecco, c'erano degli scambi costruttivi. Cioè, quando, ecco, lui ti spiegava delle cose, ti illuminava davvero delle scene davanti agli occhi e capivi realmente, ecco, come dovevi intraprendere questa strada. Invece, rispetto, tu hai fatto accenno che c'erano già dei dibattiti molto accesi tra queste due, chiamiamole, fazioni, che poi è anche sbagliato, perché mi viene un po' sempre da sorridere quando si parla di figurazione e astrazione, perché l'astrazione non è una cosa avulsa dall'essere figura lei stessa. Però in questo senso tu hai detto due fazioni, ecco, quali erano le contrapposizioni, su che cosa nascevano quando tu eri lì, e adesso quali sono le tue posizioni sul tema? Perché poi nel tempo poi le posizioni si smussano, cambiano, oppure certo, diventano al contrario anche più radicate e più forti. Ma guarda, ricordo che innanzitutto c'era una forte accusa nei miei confronti di passatismo, ecco, il fatto di voler riprendere a tutti i costi la pittura del passato, questa nostalgia del passato. Ecco, questo era il motivo, diciamo, di scontro. E io devo dire che non mi sono mai posto dei limiti, e penso non me li porrò mai davanti agli occhi, perché è quello che mi ha permesso di crescere. Per esempio, uno dei miei più grandi punti di riferimento dal punto di vista artistico è Alberto Burri, le opere di Burri, i sacchi, le plastiche, che richiamano molto, ecco, quella carnalità che poi in alcuni miei quadri è presente. Oppure la grande calma solenne dei quadri di Rothko, a me mi hanno influenzato tantissimo. E quindi, cioè, non posso dire che no, l'astrattismo non va bene, il figurativo sì. Anche l'astrattismo mi ha aiutato ad arrivare dove sono. Ecco, questo credo essere un punto cruciale. Io ho scelto di mettere alle mie spalle una tua opera, che è L'amore, la morte e il sogno, che così almeno dopo ne verranno fatte vedere delle altre, mostrate delle altre. Lo trovo importante a questo punto, proprio perché abbiamo toccato questo tema e tu mi hai citato Burri e Rothko. Vorrei così anche che si potesse approfondire un po' di più da parte tua, in cosa sono stati così importanti questi due modelli, perché se uno guarda quello che ho alle mie spalle, vede tutt'altro e fa un po' fatica. Noi abbiamo già approfondito questo aspetto di cosa di Rothko e cosa di Burri. Ecco, se vuoi approfondire, entrare un po' di più in questa necessaria presenza per te di questi due artisti, necessaria presenza nella tua formazione.
Perché sì, io chiaramente vengo da una cultura molto classica, potremmo dire, con un termine che non mi piace, però era giusto per intenderci, no? Questo tu dici passatista. Poi dopo torno su un altro termine che so che non ti piace molto, ma dopo la tua risposta, che è anacronistico. Ecco, Burri e Rothko, dove, come, qual è stata la spinta forte verso di loro? Ma guarda, sono stati, loro sono come dire, degli ingredienti, ecco, della mia formazione. Chiaramente poi vengono fusi con tutto il resto, diciamo, quello che è stato e che è parte, gran parte della mia scuola, che va dal Rinascimento fino alla pittura dell'Ottocento. Chiaramente quello non mi bastava, perché molta pittura antica, per esempio, per me non è stimolante, cosa invece che posso dire di molta pittura astratta. E quindi ho voluto fondere grandi pittori che mi hanno influenzato, da Caravaggio a Géricault, a Bouguereau, quindi spaziando, ecco, in questo ampio arco di tempo, fondere, diciamo, con il pensiero e il modo di agire di artisti come Burri, Rothko, così come anche, per esempio, Pollock, anche quello mi ha influenzato tantissimo, cioè proprio perché raccontano pulsioni umane, e a me è quello che interessa, a me interessa rappresentare le pulsioni e le grandi emozioni, i sentimenti dell'uomo. Perché sono quelli che non moriranno mai, sono il filo rosso che collega il passato con il presente e con il futuro. Che non so se riesco a rendere un po' l'immagine e l'idea. Molto chiaro. In parole il pensiero dei quadri è sempre un po' complicato. No, è molto chiaro ed è anche utile ascoltarlo direttamente dall'artista, ed è anche nella logica di questi incontri, no? Noi siamo abituati a far parlare le opere e a osservare le opere e a comprendere e ascoltarle, però ascoltare anche la testimonianza diretta dell'artista contemporaneo è assolutamente fondamentale. Prima di passare alla domanda che volevo farti sull'anacronismo, visto che hai parlato anche dei modelli antichi e la forbice del tuo sguardo su questi modelli antichi, perché spesso nei testi che sono stati scritti su di te si scrive molto e si parla molto di Caravaggio, però c'è anche tutto il resto della tradizione barocca, e Certo. poi ci si sposta fino all'Ottocento, c'è Angra. Direi anche Goya, Rembrandt, insomma, c'è veramente tanto dal Caravaggio 600, 700 e 800. E sono modelli molto presenti, molto connotanti, mi verrebbe da dire. Cioè, se negli artisti contemporanei, da quello che tu hai detto, ti hanno dato una spinta di libertà, di forza più interiore, se vogliamo, un'immaginazione più libera, uno spazio di libertà maggiore, come riesci, avendo presenti questi maestri indiscutibili, imprescindibili della storia dell'arte, a smarcarti un po' da loro? Cioè, avendo loro una presenza così fortemente connotante per il tuo lavoro, come avviene da artista il processo di ho visto il modello, l'ho acquisito per com'è la mia sensibilità e adesso ci metto qualcosa di mio, e quindi prendo un po' la distanza perché quel modello non sia più una fonte di ispirazione, ma diventi poi una gabbia. Ecco, come eviti questo imprigionamento, che potremmo chiamarlo, magari mettendolo tra virgolette, maniera, dei maestri che hai preso come fonte di ispirazione? Certo, guarda Matteo, praticamente negli anni posso dire che è entrato quasi a far parte del mio DNA, avere sempre davanti agli occhi, studiare tantissimo i quadri antichi, si arriva quasi a capire come pensavano, al rigore che loro avevano quando concepivano un quadro, quali problemi potevano incorrere. Ecco, a me quello che ha colpito molto spesso è proprio il rigore che loro avevano quando dovevano creare un quadro. Cioè, tutto doveva essere impostato,
avere una certa armonia. Per esempio, oggi si sottovaluta e quasi non se ne parla per niente, e lo vedo anche in, purtroppo in, in molti quadri, in molte opere di pittori attuali, che la struttura compositiva del quadro, di un'opera, che può essere sia scultura che in pittura, quella è una cosa importantissima, che inizialmente io l'ho acquisita guardando e studiando le opere di grandi maestri, tra i quali Géricault, che lui per esempio faceva delle vere e proprie messe in scena, dei modelli e dei mezzi di scena. Cioè, quando lui ha praticamente rappresentato la zattera della Medusa, lui ha costruito veramente una zattera di 11 metri, con personaggi lì che moribondi e morenti che lui metteva in posa. Quindi ecco, quando si arriva a capire questo, il metodo, allora poi uno riesce anche a distaccarsene, a capire quali sono le proprie esigenze. Quindi io, in base alle mie esigenze, applico quel metodo. Ed ecco che ho i miei modelli che li metto in posa con le mie luci, con le posizioni che dico io, che rispecchino il più possibile le mie esigenze interiori. Ed ecco qui che si crea un vero e proprio quadro vivente. E io poi lo riporto su tela. Passi anche tu attraverso lo studio del disegno, oppure hai già chiara questo modello su cui stavi facendo cenno, e quindi procedi direttamente con la realizzazione del modello vivente, del tableau vivant, e poi lo porti su tela, oppure c'è uno studio, un ripensamento, uno studio della composizione, mi viene da dire anche qui, alla maniera antica? Guarda, se vogliamo vedere nel frattempo l'opera, questa qui, il Narciso, vi spiego anche un attimo la, diciamo, come... Ecco, qui per esempio, passatemi il termine, ho utilizzato un modello che è praticamente una sorta di atleta, un acrobata di cerchi. Mettendolo in posa, facendolo quasi danzare, praticamente mi ha suggerito il tema del Narciso. E chiaramente poi da qui si innesca tutto un procedimento che può nascere sia dal disegno, poi dal bozzetto dipinto, per arrivare poi al dipinto finito. E in questo caso, ecco, ci sono stati tutti gli iter: il disegno, il bozzetto e il dipinto finito. Questo, ecco, rappresenta un Narciso che rispecchia molto, diciamo, la mia poetica e la mia, diciamo, personalità nei quadri, che è quello proprio della ricerca introspettiva. Quindi, ecco, un Narciso bendato che cerca se stesso all'interno di questo specchio, cioè quasi come se lui fosse prigioniero di questo specchio che lui porta. Ecco. E, ok, possiamo tornare alla... Ok, grazie Valerio. Quindi ecco, diciamo che le opere non tutte seguono lo stesso iter. Si può nascere un disegno, può nascere, ecco, direttamente un quadro, come per esempio l'ultimo che sto postando, che sto pubblicando sui social, i dettagli, e quello lì è un quadro che sta nascendo in divenire, senza un disegno preparatorio, senza un bozzetto, ma sta praticamente prendendo vita direttamente su tela, un po' come era la pittura veneziana, ecco, in passato. Quindi a seconda del soggetto che devi affrontare, ti guida un po' lui poi nella definizione finale? Sì, anche, diciamo, dagli stimoli che voglio avere, e anche un po' dalle esigenze sia mie interiori, anche esigenze tecniche, ecco, quasi anche per curiosità, per scoprire un po', ecco, nuovi orizzonti della tecnica, ecco. Ecco, sul tema torniamo alla domanda che volevo farti sull'anacronismo, che è una definizione che era stata data in un testo critico da Calvesi, che aveva parlato, sì, parlando del tuo lavoro, aveva introdotto questo termine dell'anacronismo, e poi viene, secondo quanto suggerisce lui, superato da un tono, da un accenno di surrealismo, per cui l'elemento del surreale scardina il
vizio di forma dell'anacronismo, però te, anacronismo è un termine che non condividi, non ti piace fino in fondo, perché dici che preferisci il termine atemporale. Esatto, sì. In che senso sì, è atemporale? Che differenza c'è tra le due cose? Anacronista guarda, e atemporale. Anacronismo, ecco, parla proprio del fatto che si è fuori dal proprio tempo. E quindi io dipingendo oggi non posso essere avulso, ecco, da quello che faccio e dal tempo presente. E, atemporale, che è indipendente dal tempo. Quindi, per esempio, è evidente nei miei dipinti nessuna connotazione temporale, sia dal punto di vista, essendo, ecco, vabbè, una pittura figurativa, non ci sono chiari riferimenti a un periodo storico, né tantomeno diciamo, all'attualità. C'è, diciamo, la vena surreale che, diciamo, si aiuta a distaccarsi dal passato. Perfetto, insisto un po' su questo aspetto della posizione del tempo. Allora, dove si ritrova, al di là del fatto che tu sia un autore del nostro tempo e le cose che produci le fai oggi, quindi appartengono a questo tempo, come risolvi il rapporto con il tempo, alla luce della temporalità a cui facevi riferimento, nello smarcarti da un modello che invece riporta molto indietro? Ecco, come potrebbe superarsi questa problematica nella lettura dei tuoi lavori? Dove ritrovo quel tema molto importante, che credo essere poi di fondo le pulsioni, che quelle sono eterne e non hanno una scadenza o un limite temporale, ecco. È così. Ma guarda, ecco, infatti, come hai sottolineato tu adesso, il tempo, vabbè, è una cosa molto importante nel concepimento di un'opera. Sia dal punto di vista fisico, perché, ecco, quando si dipinge il tempo scorre in maniera quasi veramente surreale, ecco. Mentre nei dipinti il tempo è bloccato. Io mi accorgo di questo contrasto proprio fisico tra me e il quadro, tra il tempo che scorre e il tempo bloccato. E questo mi aiuta a calarmi dentro me stesso. E a capire, ecco, cosa voglio rappresentare. E, per esempio, Valeria, scusa, se ci mandi l'opera, questa qui, L'amore, la morte e il sogno. Ecco, in quest'opera, per esempio, è evidente per me il tempo. È praticamente la vita di due amanti che si svolge fino alla morte, dove al centro viene rappresentato il sogno. Al centro viene la rappresentazione del sogno, ai lati è l'amore tra gli amanti, che purtroppo si abbracciano tra loro, che sono defunti. E c'è praticamente una linea temporale che è rappresentato da questo macchinario che io chiamo macchina nobile, che è una sorta di sé stante estrapolato dal proprio contesto e che collega tutta la scena. Ok, grazie Valeria. Qui però mettiamo poi in scena i temi di verità e finzione, no? Ed era una delle tematiche che sottolineava Marini, se non erro, questo rapporto nel tuo lavoro di verità e illusione. Però di fatto la pittura è in qualche modo sempre illusione e descrive spesso una verità. Come regoli questi due aspetti nelle tue immagini? Ma guarda, per il semplice fatto che io racconto sempre me stesso. I miei dipinti sono autoritratti autentici, che però si rivelano poi alla fine essere delle mie maschere, perché alla fine è come se coprissero me stesso.
Però in realtà chi riesce a superare la superficie del quadro, la superficie pittorica, per affondare all'interno proprio delle trame della tela, riesce a cogliere l'essenza del quadro, si accorge che uno ci si ritrova. Molto spesso la gente mi dice: guarda, mi hai trasmesso una sensazione, un'emozione assurda. Ha detto: io mi sono messo in connessione con il quadro e mi ci sono ritrovato. Molte volte persone che al cospetto dei miei quadri si emozionano e piangono. E una cosa che mi disse una pittrice quando vide l'ultimo quadro, questo qui, lo specchio nero, che anche se non sembra è un mio autoritratto, ecco, questa pittrice mi disse: Roberto, ma piangendo, mi disse: Roberto, ma come fai ad avere il coraggio di essere così sincero? Io rimasi allibito, dissi: cavolo, sei riuscito a cogliere, cioè ti è arrivato allora quello che io ho provato in quel momento mentre mi dipingevo. Ecco, con la testa sfaldata e con questo sassolino che prende, va in orbita ed è avvolto, anche se non si vede bene nella fotografia, da questa massa nera informe che è una specie di vortice di materia che avvolge questo sassolino, che un po' rimanda, diciamo, al sassolino della pietra della follia, di quella credenza medievale, ecco, secondo la quale bisognava estrarla dalla testa del malcapitato. Ecco, grazie Valerio. Hai parlato di sincerità, allora adesso ti faccio una domanda antipatica, scomoda. Ti chiedo: come può un'opera oggi essere sincera e come può un artista oggi mantenersi sincero nel suo lavoro e nelle sue opere? Quando spesso, cioè, molti artisti, anche di nomi ipercelebrati a livello internazionale, sono molte volte il clone stanco di se stessi e ripropongono cose perché semplicemente il mercato li assorbe e perdono quella forza, quella autenticità e diventano icona. Ecco, come può un artista mantenere quell'aspetto di sincerità e di autenticità per quello che è la tua esperienza e il tuo percorso? Ma guarda, ti posso dire che ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, pazienza e determinazione, perché è veramente difficile non cadere in quella trappola che il mercato si pone ogni giorno, E, sì, ci vuole coraggio, determinazione e avere bene chiaro in mente quello che si vuole fare. Quindi non seguire i dettami del mercato, ma seguire semplicemente se stessi. Ecco perché dico che quando si ha il bisogno di creare un'opera, uno deve essere sincero con se stesso e avere il coraggio di mettere se stesso in quell'opera. Solo così, ecco, si riesce ad arrivare e a far parlare l'opera, che quella è la cosa importante. Cioè, il far comunicare, dare la parola all'opera. Infatti molto spesso quando mi chiedono: ah, ma spiegami questo quadro, e la mia risposta è: se io devo spiegarti il quadro, ho fallito nel mio intento, perché vuol dire che il quadro da solo non sa parlare. Se ha bisogno della mia intermediazione, vuol dire che l'opera non riesce a trasmetterti niente. Quindi io penso che questa sia una cosa fondamentale. E poi tutto il resto viene da solo, il mercato si apre da solo, perché nel momento in cui riesci a emozionare, la tua opera riesce a emozionare, tutto il resto si svolge, è una pellicola che si svolge da sola. Rispetto a questa comprensibilità e questa capacità del quadro di potersi concedere all'esperienza dell'altro, ricorri a delle iconografie, dei soggetti, ci sono dei temi che ti sono pinti al di là del modello antico che possono essere chiari a chi li osserva? Pensi che ci siano degli elementi che chi guarda riesce a leggere immediatamente?
Ma guarda, le mie opere hanno diversi livelli di lettura, quindi uno può leggere sia quello che c'è in superficie che quello che c'è in profondità. Questo ecco, mi accomuna con molte opere del passato. Per esempio le opere di Caravaggio dovevano essere fruibili sia alla gente del popolo, che doveva vedere chiaramente quello in cui credeva, e sia ecco, a livello intellettuale, ecco, avevano una profondità, hanno una profondità. E un'ultima domanda, io lavoro e lavoro da molto tempo con padre Andrea Dall'Asta, che è il direttore della Galleria San Fedele di Milano, e lui ai giovani artisti fa sempre una domanda molto insidiosa e parecchio antipatica, che però al di là della formulazione con cui è fatta, io lo rimprovero sempre di fare questa domanda a tutti i giovani artisti che vengono chiamati al premio, che però ha un fondo significativo, di importanza significativa nella sua secchezza, che è: in cosa il tuo lavoro a me contemporaneo dovrebbe interessare? Cioè qual è lo spunto forte che mi porta dentro al tuo lavoro? In generale, al di là del livello di lettura che propone, che promuove. Ma guarda, posso rispondere semplicemente, la risposta devi trovarla da solo guardando il quadro. Dal momento in cui io dipingo per me stesso, diciamo tra virgolette, a me non interessa cosa tu cerchi e cosa vuoi cercare nel quadro. Fondamentalmente a me interessa dipingere per me stesso. Poi se l'opera riesce a parlare e qualcuno riesce a cogliere il messaggio dell'opera, a me fa piacere, ecco. Perfetto. Però non cerco, ecco, di convincere qualcuno a far piacere la mia opera. Anche perché se ci fosse un convincimento forzato perderebbe di spontaneità e non avrebbe più senso. Esatto, sì. Ultima domanda mia, prima di passare la parola ai ragazzi, è: che consiglio ti senti di dare a un artista giovane che è in accademia e si sta formando rispetto al suo lavoro e a quello che lo aspetta fuori dall'accademia? Guarda, ripeto le cose che ho detto prima, di avere molto coraggio ad affrontare se stessi. Quello è il più grande scoglio, di cercare di conoscere se stessi, perché è veramente una pratica iniziatica, capire se stessi. Quando si è capito, diciamo, cosa si è, chi si è, tutto il resto viene da solo. Si capisce anche che tipo di arte si vuole fare. Perfetto. Allora, io per quanto mi riguarda ho terminato le mie domande. È stata una conversazione molto intensa, interessante. Spero di riuscire a venire a trovarti a Roma quanto prima. Ho in programma un viaggio a Roma, che così almeno quando vuoi ci riusciamo a vedere in studio. E ricordo alle persone che sono collegate che possono mandare le loro domande, saranno lette alla fine di questo blocco di interventi degli studenti, e chiamo Panazzi a proporre la sua prima domanda. Buongiorno, sono Vita Panazzi e sono una studentessa del primo anno del biennio specialistico di arti visive, e da parte mia e da parte di altri compagni ci siamo posti questa domanda. Qual è il rapporto che ha lei come artista in relazione ad altri artisti a lei contemporanei, e se si trova spesso in una situazione di confronto, di dialogo, e quindi ne consegue che ci sono delle importanti discussioni, oppure è più facile che gli artisti restino molto più individualisti e concentrati sul proprio lavoro? E infine, quindi, se c'è appunto positivamente appunto, dal suo punto di vista un confronto, se questo confronto è gli dà un senso anche di distanza dal punto di vista dell'arte contemporanea.
Ok. Allora, guarda, ti posso dire tranquillamente che con i miei colleghi e ormai amici abbiamo veramente un grande scambio di idee, veramente costruttivo. E, posso anche tranquillamente fare i nomi, da Agostino, arriva bene, a Alessandro Sicciold, che è un giovane artista, anche lui che è veramente promettente, e da Giorgio Dante, Adriano Fida, Daniela Stone, cioè ci sono comunque sono sempre pittori, ecco, abbiamo un confronto molto costruttivo sia dal punto di vista diciamo tematico, poetico, dal punto di vista tecnico, e poi purtroppo il confronto con altri artisti è diciamo minore, anche perché sia perché si ricerca poco, ma anche perché, vabbè, adesso il periodo è quello che è, purtroppo porta un po' all'isolamento. Già è un lavoro che porta all'isolamento questo. Quindi ecco, quando ci si trova a confrontarsi, lo si fa ecco ai vernissaggi, oppure quando ci si incontra a studio di qualcuno. E come hai detto tu, sì, c'è molto individualismo, devo dire, anche se posso dire tranquillamente che la pittura figurativa serpeggia in tutte le parti d'Europa. Diciamo che tutti stiamo lavorando da ogni parte del mondo, anche se siamo tutti individualisti. In passato succedeva che ci si incontrava ecco, ai caffè o ai salon. E oggi purtroppo ci si incontra sui gruppi WhatsApp. Però sì. C'è molto confronto, posso dire che c'è molto confronto. La prossima domanda viene da Giulia Zapparoli. Buonasera, io sono Giulia Zapparoli e frequento l'ultimo anno del biennio specialistico di scultura. Io vorrei chiederle che cosa rende contemporanea la sua pittura, che è una pittura figurativa, e se pensa che la figurazione non morirà mai. Grazie. Guarda, forse potrei sembrare, non lo so, quasi antipatico, però scusate il mio cagnolino che abbaglia. Posso dire che il termine contemporaneità, diciamo, quasi non mi interessa inserirlo nei miei quadri. E, quello che a me interessa è essere atemporale, non contemporaneo. Quindi è un concetto che magari può sembrare un po' strano, cioè il fatto di volersi distaccare dalla contemporaneità, però io lo intendo come termini temporali, cioè nel senso io sto creando un quadro oggi, quindi sono contemporaneo inevitabilmente. Se poi devo essere catalogato come contemporaneo, nel senso che devo rientrare in una corrente che comprende tante altre forme artistiche, a me non interessa. A me interessa... ecco, la temporalità dell'opera e di quello che faccio. Bene. Questa era una domanda bella insidiosa su cosa è contemporaneo. Sì, posso integrare dicendo che oltre alla temporalità, un altro dei miei obiettivi è quello di creare un'opera bella. Cioè creare e ripristinare la bellezza. Non a caso una delle mie prime opere è stata La bellezza che uccide il tempo, un quadro che risale al 2003, se non sbaglio, ed era proprio La bellezza che uccide il tempo. È lì che, come sappiamo, l'iconografia è sempre stata rappresentata al contrario, il tempo che uccide la bellezza e che consuma la bellezza. A me interessa fare il contrario, questa è la mia operazione. Bene, prossimo intervento è di Andrea Previtali. Buonasera, sono Andrea Previtali del secondo anno del biennio di scultura monumentale e io le faccio una domanda ma ha già in parte risposto. Volevo chiederle appunto quali sono le caratteristiche di un'arte contemporanea, cioè, e se la sua arte è contemporanea, ma appunto ha già risposto in parte. Ma guarda, sì. Purtroppo, secondo me, una delle caratteristiche dell'arte contemporanea è il fatto di ricercare a tutti i costi l'originalità.
il fatto di voler stupire come se fosse ogni volta un andare al Luna Park o questa corsa assurda alla contemporaneità. Cioè io a volte veramente quando vado alle fiere o a mostre di arte contemporanea ho l'impressione di essere sì, in una park, perché poi alla fine vedi tante cose distaccate tra loro senza quasi un senso. Ma anche l'artista stesso, che magari l'anno scorso hai visto un'opera, la rivedi quest'anno, è tutt'altro da quello che ha fatto l'anno precedente. Cioè secondo me ecco, l'artista deve avere un filo conduttore, deve essere perlomeno riconoscibile. E quello, ecco, un elemento che secondo me è fondamentale nell'arte contemporanea è questa ricerca dell'originalità. Cioè, a tutti i costi poi, perché è quello che è il segno inscindibile da questo tipo di arte. Mi inserisco, sottoscrivo, infatti dovrebbe essere più che di originalità, bisognerebbe ritornare a parlare in termini di originarietà, che sono due emozioni un po' diverse. Condivido pienamente quello che dicevi delle fiere, tutto sommato un periodo di pausa male male non fa. Vero. Sì, poi la cosa assurda è che uno rimane sconvolto quando poi in mezzo a tutte queste installazioni, performance e quant'altro, uno poi rimane sconvolto quando vede un quadro. Quando vede un quadro ben fatto, come veniva fatto una volta, ecco, uno rimane sconvolto. Allora, qual è la vera operazione di originalità, mi domando. Sì, beh, poi il saper fare ormai è diventato molto mimetico, no? Non esatto. vede più, e non vedendolo più ed essendo diventato mimetico, si tende a non attribuirlo più e non considerarlo invece come un fattore di valore comunque. Il Certo. saper fare, al di là del mezzo espressivo che poi si traduce, che traduce quel saper fare. Certo. C'era anche un intervento di Stefano Riboli. Buonasera. Io sono Stefano Riboli del primo anno del biennio di arti visive e vorrei porti una domanda a cui in parte è già stato risposto. E, come sei arrivato alla scelta di un determinato medium e perché proprio quel medium al giorno d'oggi? Rimane l'intenzione di sperimentare altri medium? Ok, guarda, io quindi parliamo proprio di tecnica. Ok. Inizialmente ho sempre dipinto ad olio, olio su tela, quindi olio di lino, olio chiarificato, stand oil. Poi per caso ho scoperto su un trattato un emulsionante, che è la gomma di ciliegio, e da allora mi si è aperto un mondo. E praticamente adesso emulsiono qualsiasi cosa. Quindi praticamente creo una sorta di tempera grassa e dipingo con quella. Quindi un olio emulsionato che mi emulsiona i colori ad olio e dipingo con quello. Le caratteristiche sono che mi danno, ecco, maggior fluibilità nella pennellata e maggior brillantezza. Non so Grazie mille. se... Sì, Prego. no, volevo dargli un taglio un po' diverso, era proprio relativo anche alla sperimentazione con altri mezzi tecnici, che ne so, per esempio la scultura o l'installazione o Ah, altri ok. aspetti. Ma guarda, io in scultura ogni tanto mi diletto e mi ci diverto, però purtroppo sono molto lento e non ho mai fatto vedere nulla di scultura, perché comunque ho fatto solo piccole cose, e ho fatto solo come opera pubblica un bassorilievo qui in paese, in bronzo, che resta nella piazza del paese. E per il resto lo faccio per divertimento, ecco, mi metto a scolpire oppure modello, diciamo, non mi pongo limiti, ecco, nella libertà di espressione. Anche nel disegno ci sono opere finite che sono fatte semplicemente con la matita o il carboncino, da cui non nascono mai, magari non nasceranno mai dei quadri, però ecco, sono delle opere già finite a carboncino o a disegno con la matita. Ecco, io direi a questo punto di passare la parola a chi leggerà le domande degli esterni.
gli interventi esterni, penso ce ne siano. Buonasera a tutti, sì. Matteo, ce ne sono tante, è un webinar particolarmente partecipato, le domande continuano ad arrivare, quindi inizio leggendo la prima domanda che abbiamo ricevuto quasi all'inizio, quindi alcune domande è possibile che siano già, la risposta ci sia già stata. E la prima appunto, come sceglie le pose dei suoi soggetti? Ma guarda, dipende anche da molto dai modelli. Molto spesso sono modelli professionisti, nel senso che sono o danzatori o attori di teatro. Quindi molte volte quando li metto in posa, loro stessi creano delle composizioni corporee. Poi man mano, ecco, vengono illuminati a seconda dell'esigenza, però cerco sempre di rispettare quelle mie esigenze di nobilitazione della posizione. E cerco di creare, di rispettare sempre un equilibrio compositivo e in base a quello, ecco, metto in posa i miei modelli. Benissimo, abbiamo una domanda da Alessandro. Quanto è presente la tecnica degli artisti del passato nei tuoi quadri? Lavori utilizzando la tecnica delle velature? Beh, sì. Diciamo è la ripresa della tecnica proprio del passato, anche se comunque non c'era solo una tecnica, ma c'erano diverse tecniche che però avevano dei punti in comune. Alla fine, avendole sperimentate tante, ho trovato quella che è la mia tecnica più congeniale. E quindi adesso praticamente adotto questa tempera grassa su tela, oppure a volte su tavola, con praticamente sempre con preparazione artigianale della tela, e quindi sì, praticamente la tecnica è quella dei grandi del passato. Alessandro risponde subito chiedendo se la fotografia o la proiezione ha un ruolo nel tuo lavoro. Ah, guarda, quando non ci sono le possibilità di far posare i modelli dal vero, mi servono sì della fotografia, quello non me lo pongo come un limite, anche perché se andiamo a vedere c'erano molti pittori dell'Ottocento che si servivano della fotografia, per esempio Guarda Sartorio, o quando praticamente ha realizzato il fregio del Parlamento, ci sono praticamente proprio dei libri dove fanno vedere proprio le foto dei modelli, dove lui si serviva, ecco, di queste foto, i modelli messi in posa. E, per esempio, ci sono delle foto molto carine dove praticamente lui si metteva dall'alto e faceva le foto ai modelli stesi per terra, e quindi quasi come se stessero volando. E lui di queste fotografie praticamente se ne è servito per dipingere alcune parti del fregio del Parlamento. Lo stesso Bouguereau si serviva di molte fotografie. Quindi sì, non mi pongo il limite della fotografia. Roberto, intanto ti avverto che le domande stanno continuando ad arrivare, sono sempre più numerose. Sto vedendo. Allora, abbiamo la seconda domanda. Stavamo parlando dell'anacronismo e ci chiedono: il termine anacronismo potrebbe essere diversamente inteso? Non potrebbe proprio il tuo anacronismo costituire il tuo modo di essere pienamente contemporaneo? Ma guarda, sinceramente non saprei, però il fatto che la mia volontà di distaccarmi da questi due termini, comunque danno una connotazione ben precisa, della mia pittura, sia come posizione temporale che fisica. E quindi se uno quella vuole considerare anacronista, è libero di farlo. Certo. Un'altra domanda, vorrei chiederle quando nasce l'idea per le sue opere, ad esempio dopo aver avuto stimoli da dipinti, film, eccetera, o nascono quasi involontariamente? Ma guarda, ci sono tanti modi, a volte ci sono delle immagini che rimangono impresse per mesi, anche per anni, è quasi come se stesse lì in una nicchia della mente che praticamente ogni tanto riaffiora. Altre volte sono proprio delle esigenze impetuose che si riversano sulla tela. È il caso di quando, ecco, non c'è un disegno preparatorio, ma c'è l'esigenza di buttarlo direttamente sul quadro. È una vera e propria pulsione.
A volte ci sono, nasce tutto da una struttura compositiva quasi astratta, quasi da un vortice di materia. Da lì poi ecco, estrapolo quasi le figure che vi ci navigano dentro. Diciamo non c'è un metodo ben preciso e sono comunque delle idee, delle immagini che in qualsiasi momento della giornata oppure della notte affiorano. Perfetto. Marco Raschiatore ci chiede: grande maestro, ha mai avuto un'idea per un'opera che poi non si è sentito di portare avanti? Una sorta di autocensura? No. No, semplicemente no, perché magari ecco, non ho portato avanti un'opera perché poi alla fine l'ho ritenuta non all'altezza. E infatti ci sono alcune mie opere che sono state praticamente stracciate e praticamente quando faccio questa operazione mi diverto a mandare il video a tre miei allievi che seguo a studio ogni tanto. Mando a loro questo video dove io sto stracciando mente la tela con il quadro e a loro mi viene una sincope. Abbiamo una domanda di Valentina Minniti che chiede: vorrei chiedere al maestro Perri a proposito dell'elemento surreale della sua pittura. Spesso lei riprende o cita puntualmente soggetti e tematiche tipiche della pittura barocca e neoclassica. Poc'anzi ha citato il Narcisio. Mi viene in mente che la sua ripresa del Patroclo di David. È corretto affermare che la ripresa di temi, tecniche, uso della luce, atmosfere chiaroscurali di stampo caravaggesco neoclassico venga rinnovata dall'elemento surreale dei suoi dipinti? Che sia proprio questo a rendere contemporanea la sua figurazione? È noto comunque che la cosa del contemporaneo è un tasto quasi dolente. Sì, chiaramente sono opere che io ho studiato, sia le opere caravaggesche che accademiche. Chiaramente poi si vestono di quel surrealismo che mi è rimasto impresso, che fa parte comunque della mia personalità. Del fatto, per esempio, ecco, che ci siano elementi... Scusate. Elementi comunque della terra che si insinuano ecco, nel corpo di un personaggio, di un quadro, ecco quello sì, comunque è un elemento surreale che però si è fuso con tutto il resto, della pittura caravaggesca. Scusate il mio cane, ma... Avrò voglia di giocare. Continuo con le domande che ce ne sono tante. C'è secondo lei un'emozione più difficile da rappresentare rispetto alle altre? Se sì, quale? Un'emozione? Non saprei, veramente non saprei, perché dal momento in cui ho un'emozione... Anche lui sul tema... Matteo? No, posso. Matteo, non ti ho sentito. No, era una battuta, mentre sistemavi il cane, dicevo che si scalda anche lui sui temi del contemporaneo, perché anche prima sullo stesso tema ha iniziato a ballare, sì. È sensibile anche lui sul tema del contemporaneo. È vero. E no, non c'è un'emozione più difficile da rappresentare, perché dal momento in cui viene provata, cerco il più possibile di trasporla su tela. E quando non riesco a rispecchiarmi o ritrovarmi in quell'opera per me non è riuscita, a prescindere dall'emozione, ecco. Nicola Di Serio ci chiede: le tue opere prescindono da qualunque limite spaziale e temporale, parlano all'uomo e potrebbero essere comprese da chiunque, in ogni luogo e in ogni tempo. Voglio dire che sarebbero comprese e sentite da qualunque essere umano, preso casualmente nel passato, nel presente e nel futuro. Volevo chiederle se avessi mai pensato a questa eternizzazione anche retroattiva nel corso della generazione delle opere e se è qualcosa di volontario e voluto. Ma chiaramente, vabbè, è un pensiero che uno si pone, il fatto anche dell'immortalità dell'opera, cioè da tramandare alla... oppure della deteriorità fisica.
Io come esempio ho praticamente le opere del passato, di cui molte sono arrivate intatte fino a noi, altre sono arrivate distrutte. Io nel mio cerco di dargli comunque quella resistenza fisica, in modo che possa attraversare il tempo anche fisicamente, oltre che diciamo concettualmente. Beppe Pasini ci chiede: vorrei chiedere a Roberto Ferri se può presentare un suo lavoro raccontando i motivi che l'hanno ispirato e se l'ispirazione si può apprendere. Non so se magari questa è una domanda a cui possiamo anche pensare che alcune domande possiamo riprendere in un secondo momento, se ci sono particolarmente lunghe, Roberto, se vuoi avere più tempo. Beh, guarda, come dicevo prima, a me non piace raccontare le mie opere. Ma magari, ecco, le spiegazioni che ho fatto prima possono, ecco, magari rispondere a questa domanda. Per esempio, ecco, il quadro, quello dell'autoritratto dello specchio nero. Mi ci chiedono quanto ha contribuito la conoscenza dell'alchimia per la formazione della sua poetica. Questo è un tratto interessante, perché l'alchimia è una di quelle pratiche che mi ha affascinato da sempre. E a parte, ecco, qualche esperimento fisico o chimico che praticamente mi sono azzardato a fare in passato, adesso è diventata più che altro una pratica legata strettamente alla pittura, e diciamo sia il mio modo di agire, di pormi davanti all'opera, che nell'opera stessa. E la creazione di un mio quadro, ecco, lo traspongo quasi come se fosse la creazione di una grande opera. Il fatto di partire, ecco, da uno strato, diciamo, grezzo, perché... cioè, proprio fisicamente e tecnicamente, arrivare a prepararsi tutto da solo, cioè che il quadro nasca, ecco, da una tela grezza, che poi man mano viene sublimata e diventa un'opera, un quadro finito, ecco, per me quello è un processo di sublimazione. E lo stesso, praticamente, cerco di fare con me stesso, quando mi pongo davanti a un'opera. Cioè, proprio a livello di stato d'animo e di conoscenza di me stesso, cerco di fare un vero e proprio processo di sublimazione di quello che provo nei confronti di questo quadro che sto creando. Infatti, per questo prima parlavo di processo quasi di iniziazione. Perfetto. Ci chiedono, potrebbe sembrare banale, ma mi chiedo che cos'è per lei il corpo? Il corpo, per come la intendo io, è un riflesso dell'anima. Infatti il corpo che io dipingo è praticamente lo specchio dell'anima che viene dipinta. È un corpo che a volte c'è, risplende dalla propria bellezza, ma che molto spesso viene consunto, ecco, dalla deformazione, da deformazioni mostruose, che sono, ecco, deformazioni dell'anima. E c'è appunto questo processo di attrazione e repulsione, ecco, verso questo corpo. Ci chiedono, qual è stato il momento più nero a livello creativo come artista che ha dovuto affrontare? Il momento più nero? Ma guarda, sicuramente è stato all'inizio. Perché all'inizio, ecco, quello che tu vedi davanti è solo nero. E hai solamente magari qualche piccola informazione. E, diciamo, il momento in cui dovevo creare un quadro, diciamo, che rispecchiasse molto di più me stesso per la prima volta. Ecco, quello è stato uno dei momenti molto bui, proprio all'inizio. Quando poi sono riuscito a capire, ecco, quello che volevo dipingere, lì si è aperto uno spiraglio di luce. E poi man mano, ecco, quando i passi ti si illuminano pian piano, riesci a capire come devi procedere. Ci chiedono, quando dipinge parti di animali, come ad esempio le ali di un uccello, fa degli studi dal vivo o li cerca sul web e li rielabora?
Ma quando ho la possibilità di studio dal vivo. Infatti una delle mie passioni, è anche se un po' macabra, è quella della tassidermia. Sì, studio gli animali dal vero e cerco di metterli in nelle posizioni di cui necessito, ecco. Cerco chiaramente questi animali imbalsamati nei mercatini che fortunatamente riesco a trovare. Atemporale non è alternativo o contemporaneo. Io credo che il problema sia lo scopo del fare arte, la possibilità di incontrare, riconoscere una verità, un destino dell'arte. E la domanda? Penso che sia proprio un'affermazione rispetto a quello che stavi spiegando sul contemporaneo stesso. Passo alla domanda successiva. Cosa intende con bellezza? La bellezza, per come la intendo io, è legata molto alla bellezza del passato, sia per quanto riguarda, diciamo, proprio il livello superficiale, ecco, di un quadro, che il livello profondo che può raccontare. E per me la bellezza è un qualcosa di chiaramente intangibile, però è sicuramente qualcosa che ti riesce ad emozionare, sia in senso positivo che negativo, però in qualche modo ti lascia qualcosa. Io a volte, per esempio, definisco la mia pittura come una bella donna che va in giro, ecco, praticamente in mezzo alla gente, così, nuda in mezzo alla gente. Antonella in chat ci chiede: è nota la tua conoscenza del disegno e del corpo umano? Dipingi ciò che vedi o aggiungi una forte muscolatura che magari conosci qualora non fosse proprio del modello? Beh, a volte la muscolatura viene forzata, un po' come il processo michelangiolesco, dove vabbè, lì era eccessivo. Lui addirittura creava proprio dei muscoli in più. A me piace forzare magari una muscolatura per renderla in equilibrio con un'altra parte del corpo, magari di un altro personaggio del quadro. Però sì, molto spesso vengono forzate le anatomie. Dato che ha studiato scenografia, c'è secondo lei qualcosa che riporta una dimensione quasi teatrale e cinematografica nelle sue opere? Assolutamente sì. E il teatro, lo studio del teatro mi è servito tantissimo, perché fin da piccolo sono sempre stato appassionato di teatro, proprio dell'atmosfera teatrale. E averla studiata, diciamo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista poetico delle opere, a me è servito tantissimo, perché ecco, riesco a trasporre il tutto nella creazione delle mie opere. Infatti, diciamo, uno dei processi di creazione è quello di creare delle vere e proprie messe in scena, ma anche dal punto di vista della luce, poi nei quadri, e così si vede molto, ecco, questa impostazione teatrale. Ecco, dato che il tempo sta per finire e le domande sono davvero numerosissime, sono davvero molto precise e puntuali, facciamo le ultime due e poi chiudiamo appunto questo webinar, ma le domande non verranno perse, sicuramente ci sarà occasione nel futuro per avere la risposta dal professore Ferri sui nostri canali di comunicazione. Okay. Melania, infatti, ultime due domande. Melania ci chiede: buonasera a tutti, grazie maestro Ferri per averci permesso di entrare ulteriormente nel suo mondo. Come definirebbe la sua crescita artistica fino ad oggi? Si è mai approcciato metodi espressivi differenti e dalle arti figurative? Vi sono artisti a noi contemporanei di cui stima particolarmente l'operato? Allora, no, non mi sono mai distaccato dal figurativo, dato che è quello che maggiormente rispecchia a me stesso, quello che sono, e penso lo porterò avanti fino alla morte. E artisti contemporanei che io stimo, sì, ce ne sono, ho fatto nomi prima di alcuni miei colleghi e ho purtroppo tralasciato
un artista che stimo tantissimo, che è lo spagnolo Dino Valls, che con lui anche c'è, ecco, una grande comunicazione. E sì, comunque, ecco, altri nomi che ho fatto, di Alessandro Sicciol, Giorgio Dante, Adriano Fida, ecco, poi c'è Dino Valls, c'è lo storico Odd Nerdrum, il pittore norvegese che riprende un po' la pittura alla Rembrandt. E sì, ecco, questi sono i nomi che, diciamo, di pittori, perché poi di artisti intesi come artisti contemporanei purtroppo fatico a trovare qualcuno. Perfetto, faccio l'ultima domanda che sicuramente interesserà molti. Che cosa consiglieresti ad un neofita per iniziare questo tipo di pittura a olio? Quali sono i segreti tecnici celati dietro i quadri? Tanto studio. Il più grande segreto è lo studio. La cosa che posso consigliare è quella di mettersi davanti a un'opera con taccuino e matita e disegnare tanto. Disegnare veramente tanto e segnarsi gli appunti e intuizioni che magari uno può avere davanti a un'opera. Ecco. Scusami Roberto, ti improvviso un'ultima domanda, ma è stata posta in maniera la richiedono spesso, cioè la stanno chiedendo molti. La sua vita sentimentale quanto ha influito sulla realizzazione delle opere e se è cambiato qualcosa dentro di lei rispetto a prima? Beh, quello mi ha influenzato tanto, visto che parlavo e parlo di sentimenti, di emozioni, la vita sentimentale inevitabilmente ti influisce tantissimo. La mia compagna è quasi onnipresente nei miei quadri, infatti molti la riconoscono. Quindi sì, influisce tantissimo. Eccomi, io tutte le domande che sono state poste le abbiamo riprese, ce le siamo segnate. Vi invito a seguire appunto il nostro sito e i nostri social, sicuramente troveremo un modo per ascoltare le risposte da parte del maestro Ferri. Io passo la parola appunto al professor Galbiati. Ecco, io ho un'altra domanda che credo possa suscitare anche l'interesse di tutte le persone che sono ancora collegate con noi. Quale occasione potremmo avere per vedere i tuoi lavori? Hai mostre in preparazione? Quali sono i tuoi programmi? Situazione pandemica permettendo. C'è qualche mostra in preparazione o opere pubbliche, qualche progetto su cui stai lavorando o se stai preparando una monografia, qualche volume? Guarda, allora, il 18 giugno si inaugura la mia grande mostra al Museo MEAM di Barcellona, dove saranno presenti 50 opere, tra disegni, bozzetti, dipinti, quindi un totale di 50 opere. Il 18 giugno è una mostra che è praticamente stata rimandata per 3 volte a causa pandemia. Altre mostre purtroppo sono saltate a malincuore, però speriamo di poterle ripristinare, tra cui una importante in Italia che mi avrebbe fatto tanto piacere, ma che purtroppo per adesso è saltata. Ecco, perfetto. Grazie allora per l'agenda, per averci aggiornato sulla tua agenda. Prima di chiudere vorrei ringraziare nuovamente la direzione, la professoressa Casaschi, la professoressa Manzoni, per l'opportunità che c'è stata data. Al professor Sacchini un ringraziamento sottolineato perché ha pensato a questo ciclo di conferenze, professor Rossoni, La Rosa, Canali e tutti gli altri che hanno collaborato per la realizzazione del ciclo di incontri. Abbiamo parlato di ciclo di incontri e vorrei ricordarvi che si prosegue fra un mese circa, il 28 di aprile, sempre a questa stessa ora e sempre di mercoledì, con l'incontro dedicato alla luce con Ettore Frani. Io ringrazio anche gli studenti che sono stati presenti oggi, gli studenti che hanno fatto le domande e gli altri che hanno seguito il nostro collegamento, e ringrazio anche i colleghi della stampa che ci hanno aiutato a comunicare all'esterno il nostro palinsesto di appuntamenti e quindi ne hanno sostenuto il successo, perché ho visto che ci sono numeri considerevoli. E infine grazie a te Roberto per la pazienza e il tempo e la premura nel racconto. È stato un piacere. Grazie a voi.
A presto. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie mille. Buona serata. Arrivederci.